Buongiorno a tutti, sono a Polpi e a Seppiotte. Inizierò con un bel leghi bianco e nero. Mi sembra linea F, da 1 euro, modificato con un pezzo di polisterolo incollato dietro. Perché questo polisterolo? Per 3 ragioni. Primo, riduce gli incagli da almeno del 90%, non dico 100%, ma non ci ho mai incagliato. Secondo motivo, quando arriva sul fondo si mette in posizione verticale e ondeggia leggermente, compie tipo un cerchio, sempre in continuazione, rendendosi molto molto visibile. Terzo motivo, e anche questo abbastanza importante, soprattutto quando vado a calamari, ha una discesa lenta, rallenta la discesa e lo rende molto più attrattivo per i calamarocci. E quindi lo applico in 4-5 eghi che mi porto sempre dietro. Se l'acqua è dai 4-5 metri, a calamari uso una robetta modificata così. Se è un paio di metri lo lascio normale. Se si incaglia molto lo uso così. Insomma, abbiamo capito, questi sono. Quindi oggi devo prendere un polpo. Vorrei prendere un polpo. È un po' tardi, sono le 7:20. Questa è una zona altissimo rischio di incaglio. Ogni lancio con un eghi senza polisterolo è un incaglio. Ogni lancio. Ok, ce l'ho. Un polpetto. Stretto un po' la frizione perché non lo stavo portando. Non è piccolo, non è piccolo. Ok, un bel polpo, eccolo qua, più di 1 chilo, un bel polpo che, aia, aia. E ha colpito lui con polisterolo, una totanara da 1,50 euro, perfetto. Mi ha fatto vedere sorci verdi. Bene ragazzi, la pesca si conclude qua, una mezz'oretta, ma nemmeno, è uscito un bel polpo, ma adesso è tardi, quindi perderei solo tempo. Quindi un polpo, ho avuto una toccatina di qualcosa, forse un pescetto, ma va bene così. Ok, alla prossima.